Giovedì 22 novembre 2018, eccoci qua, sono le 12:31 minuti, ecco, cercavo di trovare l'orario, benvenuti in diretta, eccoci qua di nuovo con una nuova puntata di Good Morning Milano. Come sempre parliamo di Milano, dei suoi protagonisti e delle realtà che animano la nostra città. La nostra città che è animata anche da realtà internazionali che scelgono poi la nostra città per farne sede oppure anche poi operativamente per lavorare nella nostra città. Una di queste è ad esempio Save the Children. Ne parliamo oggi con Camilla Bianchi. Buongiorno Camilla, Buongiorno, buongiorno a voi. benvenuta, grazie mille di Save the Children. Tu sei oltretutto responsabile territoriale, diciamo, no? Com'è Sì, che è sono precisamente? referente territoriale per la Referente Lombardia. territoriale per la Lombardia, appunto dicevo, la città di Milano che oltre ad avere appunto una sede di Save the Children è anche però all'interno di progetti, di vari progetti che voi fate sul territorio. Ma partiamo un po' dagli Dall'inizio. inizi. Allora, adesso il 20 di novembre c'è appena stata la giornata internazionale dell'infanzia. Ci è sembrato quindi giusto anche seguire un attimino questo trend e chiamarvi perché insomma, che cos'è Save the Children e cosa fa? Perfetto, allora sì, effettivamente da 3 giorni c'è stata questa giornata che per noi è particolarmente cara, preziosa, perché ci ricorda sempre la nostra missione. Save the Children nasce nel 1919 per una donna, Eglantyne Jebb, in Inghilterra, che all'indomani della Prima Guerra Mondiale decide di dedicarsi agli orfani di guerra, a tutti coloro che in quel momento, tutti quei bambini che avevano maggiormente bisogno. A partire da un motto, se vogliamo anche molto semplice, appunto che il futuro è nelle mani dei bambini. Per cui di fatto ormai quest'anno festeggiamo i 100 anni, festeggeremo insieme i 100 anni di vita di questa organizzazione, della nostra organizzazione. E come vi dicevo, appunto la mission, il cuore sono proprio la promozione e la diffusione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Perché crediamo che ciascun bambino o ciascuna bambina abbia innanzitutto dei diritti primari. Nella Convenzione ONU dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, che è diventata anche legge nel 91 qui in Italia, ce ne sono diversi, sono 42, in particolare ci sono 4 principi cardine su cui noi abbiamo deciso un po' di investire anche in termini progettuali. C'è il principio di vita e di sviluppo, il principio di non discriminazione. Il principio del superiore interesse, quindi di fare in modo che tutte le nostre azioni siano orientate al superiore interesse dei minori, e il principio di partecipazione. Che è un principio a noi molto caro, proprio perché questo articolo 12 vincola anche noi adulti nel prendere in seria considerazione le opinioni dei ragazzi. Ed è interessante anche dirlo qui perché, no, spesso i ragazzi giovani portano delle istanze ed è importante riuscire ad accoglierle pienamente, a dare seguito. Ecco, Save the Children, insomma, famosa anche perché comunque nel mondo, infatti, operate in quanti Assolutamente. paesi del mondo operate? Siamo in 117 paesi del Praticamente tutti, mondo. praticamente, mancano veramente pochi all'appello, con operazioni anche molto molto complesse, spesso e volentieri. Assolutamente sì, nel senso che lavoriamo appunto per cercare di arrivare fino all'ultimo bambino. Nel senso che cerchiamo, grazie a degli operatori locali di comunità, nel senso che il nostro intervento è un intervento che lavora sempre su 2 livelli, un ambito, un livello di tipo formativo, quindi cercare di formare le persone locali che sono maggiormente riconosciute già all'interno dei contesti locali vi abitano e magari hanno delle competenze, e cercare con loro di migliorare la situazione dell'infanzia. Lo facciamo su appunto seguendo un po' quei 4 principi, per cui sicuramente innanzitutto per cercare di creare un futuro, quindi vita e sviluppo, quindi andare a avere un supporto in termini sanitari, con un'attenzione particolare al materno infantile, quindi ai primi anche 1.000 giorni di vita dei bambini, che sappiamo essere quei giorni fondamentali per una sana crescita. Abbiamo progetti di tipo educativo, quindi cerchiamo di sviluppare anche quelle competenze e fornire anche occasioni proprio di sviluppo e di crescita. Lo facciamo nel mondo, anche in situazioni di emergenza, per cui anche rispondendo a delle emergenze concrete, ma lo facciamo anche qui in Italia. Infatti, questa è una cosa interessante, nel senso che appunto se viene facile pensare appunto che tipo di interventi si possono fare,
molto complessi poi in certe zone, zone post belliche, zone belliche, zone dove ci sono carestie, siccità, e quindi come dove ci sono grandi esodi di massa, dove appunto bisogna intervenire per salvaguardare appunto questi bambini che, come dice appunto il vostro slogan, diciamo il vostro mission, è sono il futuro, quindi da lì bisogna cominciare a ricostruire il futuro di quei paesi. Uno pensava che in Italia invece insomma c'è la scuola per tutti, c'è lo Stato che pensa a tutti quanti, invece ahimè non è così. Ahimè non è così, anche in Italia c'è ancora tanto da fare. Noi ci stiamo impegnando, siamo attivi in Italia dal 1999 con alcuni programmi di contrasto alla povertà educativa, che povertà educativa, adesso è, no, è una delle parole un po' chiave, diventate anche d'uso comune, ma su cui c'è ancora tanto lavoro da fare. Lo facciamo in Italia attraverso 23 punti luce, che sono dei centri ad alta densità educativa e a bassa soglia, nel senso che sono di accesso assolutamente libero e gratuito, e l'idea è di unire appunto uno sguardo di tipo educativo, quindi offrire possibilità e occasioni per ciascun ragazzo che frequenta il punto luce e sostenerlo anche nell'accompagnamento scolastico. Sappiamo che il tema scuola e l'ambito scuola è uno dei contesti in cui la maggior parte dei bambini riesce a essere intercettata, e quindi è anche uno di quei contesti in cui bisogna lavorare. Guardavamo prima anche insieme dei dati che, sì, che perché purtroppo... voi infatti non operate e basta, fate poi anche appunto un atlante, avete redatto, esatto. Ogni anno lo fate? Ogni anno, questa, cioè, è la nona edizione. Questa è l'edizione appunto di quest'anno, l'atlante dell'infanzia a rischio. È interessante il sottotitolo, non so se rimane per quello comunque, che è le periferie dei bambini. Esatto. Per cui appunto ci si ritrova poi anche a ritrovare in realtà queste periferie anche fisiche invece, geografiche, no? Perché vedo dei dati molto interessanti. Assolutamente, sì, il nostro Atlante ci permette di andare, di fare un affondo su alcuni temi specifici. L'anno scorso era legato al mondo scuola, quest'anno abbiamo scelto di lavorare sulle periferie dalle periferie, nel senso che effettivamente grazie ai nostri interventi abbiamo uno sguardo, abbiamo una presenza diretta sul campo, e i dati anche in Lombardia non sono, ecco, particolarmente felici, nel senso che vediamo che c'è una differenza di 15 punti rispetto al tema Invalsi dal centro di Milano alla periferia. Quindi il tema scuola rimane ancora un tema su cui c'è tanto da fare e su cui anche noi ci stiamo impegnando con un programma specifico che si chiama Fuori Classe, proprio per lavorare in ottica preventiva sulla dispersione scolastica. Molto interessante, qua sto vedendo ad esempio i risultati Invalsi per quartiere di Milano e abbiamo dei quartieri, credo che sia Porta Magenta, cioè il Corso Magenta, sì, Corso quella Magenta. Zona lì che va tra il 67 e il 69 come risultato, sì, della prova di italiano. E poi abbiamo dei quartieri come Afori, Villa Pizzone, dove va dal 53 al 55, insomma, quasi. Sì, esatto. Quindi è davvero un baratro proprio che va giù, passando da altri quartieri comunque abbastanza anche questi. Ed è interessante come, non so se si intravede, come appunto in centro abbiamo il verde, cioè alti risultati, e più ci allontaniamo dal centro, ad eccezione credo di Bonola, che invece Bonola, riscatto di Bonola, anche l'ispezione di Bonola, insomma invece più ci si allontana dal centro, e qui la dice lunga sul fatto che non possiamo pensare che basti davvero cambiare due vie o tre o passare un quartiere perché la mia educazione cambia. Cioè qui è un dato davvero davvero importante, sì, e allarmante. Allarmante, sì, se andiamo poi a guardare anche dati rispetto ai laureati, abbiamo che sempre in zone centrali, San Vittore, abbiamo il 51,7% di laureati, se ci spostiamo invece nella periferia nord siamo al 7%. E questo è un dato, perché chiaramente anche che prospettive diamo ai ragazzi che abitano magari appunto a pochi chilometri di distanza. Noi abbiamo un grosso intervento a Quartoggiaro che dista di fatto solo 12 chilometri di distanza dal centro di Milano, e i ragazzi stessi si percepiscono come altro. Quando ci spostiamo in centro andiamo a Milano.
Alcuni all'inizio. Che non bisogna cambiare mezzo, che con un autobus solo ci arrivano. Sì, poi, un cioè, autobus con la 57. Infatti, come già detto, da quando già lo sei in Piazza del Duomo, praticamente a Cairoles, sì, quindi sì, sì. Ci mette niente. Interessante anche che avete fatto un bel ragionamento anche sulla città metropolitana, che insomma è un po' l'Italia, perché insomma tutta l'Italia si dice sì. che è provincia, ed effettivamente anche qua, altri dati, cioè fuori dalla città di Milano, si scende ancora di più. Sì. E tra l'altro c'è anche tutto il tema rispetto alla città metropolitana, anche dei luoghi, nel senso che i bambini purtroppo si trovano anche ai margini dei luoghi, degli spazi comuni. Per cui se andiamo appunto alla periferia di Milano, nei comuni con meno di 2000 abitanti, di fatto solo un bambino su tre ha l'occasione di avere un parco vicino a casa. E quindi anche tutto il tema dell'abitare, del vivere gli spazi e sentirsi appartenenti, e quindi anche di sapersi muovere, nel senso che anche il tema della mobilità, è un tema importante, diventa no, fonte in qualche modo, anzi decisamente di discriminazione rispetto alle opportunità future dei bambini che lì abitano. Ecco, sono tanti appunto i progetti che fate, oltre appunto ad averli, quindi beh, questo diciamo che avendo censito ora avete capito che c'è da lavorare tanto. Sì, esatto. Sicuramente avete capito che nei prossimi anni c'è da lavorare tanto, però fate tante iniziative, tra cui ad esempio so che avete lanciato un contest molto interessante proprio su questo tema. Sì, esatto, abbiamo lanciato Tutto Mondo Contest, che ha come tema la pace oltre la guerra, uh-huh. Proprio perché siamo ritornati un po' alle nostre origini, quindi a quel lontano, ma anche in alcuni casi purtroppo vicino al 1919, con l'obiettivo che ciascun ragazzo o ragazza under 21 possa partecipare, inviando entro il 19 di aprile nella nostra sede romana il proprio modo di esprimere la pace, quindi qual è per lui e per lei l'essenza. Abbiamo 5 categorie diverse, per cui l'audiovisivo con la richiesta di stare nei 15 minuti, la possibilità invece di fare un reportage di 3 scatti, una narrazione, quindi 2 cartelle a disposizione per esprimersi rispetto al tema della pace, e poi abbiamo introdotto la graphic novel con 2 tavole e la musica, quindi un componimento di 5 minuti originale. E la cosa bella è davvero di dare parola, nel senso che i ragazzi possono esprimersi in tanti modi diversi. Posso dare complimenti anche sull'età che avete scelto, perché insomma voi vi chiamate 6 decine, accende il bambino, 21 anni ormai si pensa siano grandi, certo. Adulti, non lo sono. Non lo so. Anzi, la nostra società fin troppo ci catapulta già nell'età, certo, adolescenziale ad essere dei piccoli adulti, quando invece dovremmo continuare a essere semmai dei grandi bambini, verrebbe da dire, no? Spesso e volentieri. Poi c'è chi come me non smette mai, va bene, ma quello è un altro problema, e ci sono medici che stanno già lavorando a questo. Ma insomma, è importante anche questo, secondo me, cioè, interessante di dire appunto, certo, i bambini sono tutti quelli, cioè sono appunto gli adolescenti, i bambini da 0 a 6, so che fate dei lavori, sì, molto interessanti sulla, sì, fascia 0 a 6 anni. Ricordami come fare però per il contest, perché è molto interessante, sì, queste 5 categorie, quindi i nostri, esatto, componimenti, le nostre creazioni, cosa dobbiamo fare? Inviare entro il 19 aprile, in via Volturno 58 00185 a Roma, e con appunto la propria busta con su scritto Tutto Mondo Contest 2019. Qua stiamo vedendo appunto la pagina presa dal vostro sito internet, sì, che è, proprio ricordiamo il sito internet, così ricordiamo le coordinate per, perfetto, seguirvi. Perfetto, il sito è www.savethechildren.it, e lì trovate sia i riferimenti specifici rispetto a Tutto Mondo Contest, sia i nostri progetti, programmi in Italia e nel mondo. L'obiettivo di Tutto Mondo Contest qual è per voi? Allora, l'obiettivo è, intanto si inserisce appunto in quell'articolo 12 che, okay, vi ricordavo prima, quindi il principio di partecipazione, dare voce a tutti i ragazzi e le ragazze con anche modalità diverse, quindi ciascuno secondo il proprio talento, secondo la propria aspirazione. E poi in secondo luogo per noi diventa anche una possibilità di vicinanza, di dialogo tra ragazzi anche diversi, nel senso che c'è sempre l'evento finale in cui verranno e saranno proiettati e mostrati i tre finalisti per ogni categoria,
all'interno sempre di spazi di rilievo. Cioè l'idea è quella di portare anche ragazzi che magari non hanno questa occasione e opportunità di entrare in contesti comunque culturali o di approfondimento particolarmente significativi e rilevanti, di entrare in contatto. Poi c'è sempre una giuria di esperti che ci accompagnano, che sono presenti all'evento finale. Questo permette davvero di unire il mondo degli esperti, quindi di coloro che hanno fatto una strada e hanno magari appunto compiuto anche un proprio desiderio, con il mondo dei giovani che si sta, no, che si appresta a viverlo e cercare di raggiungere il proprio sogno. Quindi il tema dell'aspirazione è anche un tema su cui noi lavoriamo tanto, il fatto di desiderare, di provare a inseguire i propri sogni. So che si può aiutare se decide anche in altre maniere. Tra parentesi, il 14 dicembre avete una vostra giornata che avete sì. A livello internazionale, quindi sì, appunto sì. Se decide in Italia aderisce, che giornata è? È il Christmas Jumper Day, con l'idea di indossare un maglione divertente. Lo stiamo lanciando in tutte le scuole, insomma tante scuole hanno aderito, perché diamo sempre anche un kit didattico. Avete vestito anche il vostro logo col maglione? Esatto, abbiamo vestito anche il nostro logo. L'idea è di passare un momento di festa insieme. Uh-huh. Appunto nei kit didattici permettiamo anche di ragionare sempre sul tema dei diritti, a partire anche dalla costruzione del proprio maglione, e poi per chi vuole c'è anche una sorta di raccolta fondi, per cui chiediamo, ecco, troviamo tutte le coordinate anche qua sul sito, immagino. Sì, perfetto. La difficoltà più grossa che trovate, appunto, quando tu ci parlavi di kit scolastico, insomma, uh-huh. voi nelle scuole ci siete tanto, sì. Quali sono le difficoltà che trovate con i ragazzi, se ce ne sono, perché magari poi, come al solito, noi sempre a dare conto a sti poveri ragazzi, poi magari invece siamo noi che abbiamo i problemi, non loro. È una via di mezzo, nel senso, okay. che in realtà appunto con il programma Fuori Classe e con il programma Fuori Classe in Movimento noi raggiungiamo più di 170 scuole in Italia e più di 20.000 bambini, wow. e ragazzi, per cui effettivamente abbiamo una panoramica abbastanza ampia di quello che è la scuola oggi. Direi che due sono forse un po' le difficoltà maggiori. Uno è legato al mondo degli adulti, per cui un po' il tema anche dei ruoli, dei pregiudizi tra virgolette reciproci, cioè come l'insegnante si vede nei confronti del genitore e come il genitore si vede nei confronti della scuola. E questo dialogo che in qualche misura a volte si spezza, chiaramente ha delle ricadute sui ragazzi. E il secondo tema direi che riguarda proprio un po' la comunità educante. Nel tempo, negli anni, ci si sta separato tanto di fare rete. Forse il passettino in più è, oltre a fare rete, avere un po' una certa intenzionalità educativa comune su cui investire. Il famoso fare sistema, quel punto. Il famoso, sì, fare sistema, però farlo appunto in cui al centro ci sono i ragazzi e il protagonismo. Il loro protagonismo. E la loro educazione, che insomma è interessante vedere come appunto. Progetti, facendo progetti di tutti i livelli, mm-hmm. avete però dovuto fare questo tipo di progetti in Italia, dove avete trovato questo tipo di deficit. Immagino che appunto qui non si parli di bambini che non arrivano, che sottonutriti, immagino che ce ne siano mm-hmm. pochi in Italia. Sicuramente invece un grosso problema è quello invece dell'educazione, quindi sì, il tema un tema che molto probabilmente sottovalutato nei mani precedenti, verrebbe da dire, insomma pensavamo di essere tutti, sì, ho dato per scontato, tutti laureati, come forse, dire, no? Pensavo, sì, di essere dato per scontato, direi, nel senso che attraverso i nostri progetti, quindi appunto Fuori Classe, il Punto Luce, cerchiamo di andare a creare quelle opportunità e occasioni anche per coloro che starebbero ai margini. Per cui, proprio perché crediamo che ciascun bambino abbia diritto di raggiungere no, il proprio desiderio, il proprio sogno, che abbia un orizzonte il più ampio possibile, in cui all'interno di questo orizzonte possa poi scegliere davvero la propria strada, cerchiamo di insinuarci in questo spazio. A scuola lo facciamo con la collaborazione dei docenti e dei genitori, perché crediamo che appunto stando insieme, solo lavorando insieme, si possano creare occasioni per gli studenti. Nell'extra scuola, appunto attraverso i punti luce, cerchiamo di farlo con tante altre realtà associative, sportive, musicali. Li hai nominati spesso oggi, i punti luce, sono molto interessato. Come funzionano? A Milano ci sono? Sì. E come si può fare per appunto magari avvicinarsi? Certo.
Allora, i punti luce ne abbiamo 23 in tutta Italia. L'idea è quella di offrire appunto un punto luce, cioè accendere un po' la luce su quei talenti nascosti, possibilità che il ragazzo, proprio perché magari vive in un contesto complesso, difficile, non ha l'occasione di vivere, di provare a sperimentarsi. Qui a Milano ne abbiamo due, uno nel quartiere Giambellino, in via Gentile Bellini 6, e uno a Quartoggiaro in piazzetta Capuana o via Moretti 12, perché piazzetta Capuana non è riconosciuta da Google. E, lo facciamo innanzitutto con l'aiuto dei partner, nel senso che noi crediamo che riusciamo a essere davvero efficaci nella misura in cui ci affidiamo a dei partner locali già riconosciuti, un po' come il discorso che dicevo a livello internazionale. E quindi la comunità del Giambellino sul Giambellino e le ACLI Milano a Quartoggiaro. I punti luce cosa sono? Sono appunto dei centri educativi aperti tendenzialmente tutto il pomeriggio, quindi dalle 3 alle 7, dal lunedì al venerdì, con una fascia d'età dai 6 ai 16 anni, dove chiaramente su turni si fa sia una parte di accompagnamento allo studio, quindi un sostegno ai compiti. Okay. Anche in questo caso si lavora in ottica di cooperative learning, per cui di piccoli gruppi. Lo so, ciascuno... dopo scuola, quindi proprio... Sì, esatto, noi non amiamo chiamarli dopo scuola, esatto. Devo tradurre perché... Per chi ci segue, senza offesa, sapete che... Sì, e per cui l'accompagnamento allo studio. Ottimo. E poi l'aspetto sicuramente molto importante è tutto ciò che è laboratorio, nel senso che il laboratorio si declina sia nei laboratori che poi abbiano una finalità di tipo didattica, quindi l'imparare facendo, ma anche quei laboratori che permettono ai ragazzi di essere stimolati su alcune competenze che magari appunto non hanno avuto occasione. Perché se io sono un ragazzino di 14 anni, che magari ci sta vedendo in questo momento, mm-hmm. perché insomma è più facile che ci veda magari ragazzino di 14 anni piuttosto che i suoi genitori, sì. Perché dovrei venire? Allora, sicuramente per il... Cioè io mi vergogno, non conosco nessuno... No, è un luogo assolutamente accogliente. Non vado bene a scuola, quindi mi vergogno un po' a stare dei compiti, insomma, non mi piace certo. tanto. Perché devo venire? Perché appunto si trova un luogo accogliente, stimolante e delle persone pronte all'ascolto. Io direi queste tre parole chiave. Poi la cosa bella è che spesso tanti ragazzi vengono per il passaparola. Per cui magari un amico viene, si è trovato bene, ha trovato anche no, delle motivazioni per stare e quindi coinvolge anche altri. Per cui effettivamente c'è questo passaparola che anche se vogliamo no, una bella rete poi amicale che viene portata all'interno. Sono i punti luce, giusto? Sì. Di Save the Children, li trovate tutti sul sito internet di Save the Children. A Milano appunto diciamo ce ne sono due, uno in quartiere Quartoggiaro, l'altro al Giambellino. Comunque potete scrivere anche a noi poi giriamo insieme alle ispirazioni certo. a Camilla, ci troviamo sicuramente. Camilla, io ti ringrazio tantissimo, appunto in chiusura ti chiedo di ricordarci bene come funziona il Tutto Mondo Contest e l'appuntamento del 14 di dicembre. Perfetto, allora per il Tutto Mondo Contest vi chiediamo ai ragazzi e alle ragazze under 21 di inviare il proprio prodotto artistico rispetto al tema della pace oltre la guerra in via Volturno 58 a Roma, 00185 è il CAP e la busta appunto deve riportare la dicitura Tutto Mondo Contest 2019. E per quanto riguarda invece il Christmas Jumper Day, vi aspettiamo e ci auguriamo insomma che possiate postare le vostre fotografie con un maglione buffo e divertente il 14 di dicembre. Questi sono gli appuntamenti appunto con Save the Children, poi ricordiamo molto interessante, tante sì. dell'infanzia a rischio, trovate immagini e dati anche sul sito internet, ci sono sì, i dati e dal 29 di novembre lo trovate nelle librerie, perché è edito con Treccani. Quindi, cioè, sì, eccolo qua. Sì. Treccani, quindi lo trovate, molto molto interessante, io sono grazie che mi avete portato, non sì. torno a casa con te, no, ve lo lasciamo. L'ho già, poi dati, mappe, cose, io sono impazzito già, so che anche il nostro collega Walter Cherubini sarà molto contento di leggere insieme a me, perché insomma spunto interessante anche Bene. Per leggere meglio la nostra città grazie appunto alle realtà come Save the Children, che appunto in tutto il mondo opera, ma operando anche sulla città certo. di Milano riesce a dare delle risposte puntuali sulla nostra città. Camilla, io ti ringrazio tantissimo davvero, grazie mille, buona giornata.
Facci sapere qualsiasi iniziativa fate, noi siamo qua pronti a darne, a darvi spazio. Buon Jumper Day, poi tutti con un milione natalizio per Save the Children. Grazie mille davvero. Grazie mille a voi. Grazie a tutti voi che ci avete seguito. L'appuntamento, come sempre, ritorna domani alle 12.30, sempre qui in diretta su Milano News con una nuova puntata di Good Morning Milano. Grazie mille, arrivederci, a presto.